Ciao! Altro Mercoledì, altro gioco DOS. Allora, abbiamo visto 2 settimane fa un gioco su CD-ROM, Rebel Assault. Abbiamo visto, ma non abbiamo sentito per chiari ovvi motivi di problemi di copyright. E in quegli anni lì, no, devo fare una puntata del mio podcast sul discorso CD-ROM, perché di sì. Ma torniamo a noi, controllo perché mi sembra di aver visto una gatta passare. Allora, diciamo che i giochi su CD, cioè nasce questa piattaforma, questo nuovo supporto, cioè il CD-ROM, e dobbiamo farci uscire i giochi su CD-ROM. Rebel Assault è un buon gioco e il gioco di oggi, come avete visto dalla thumbnail, prende un po' la falsa riga di quello, perché stiamo parlando chiaramente di Mega Race, che in pratica è una corsa su un... cioè, allora, come in Rebel Assault, nel primo livello di Rebel Assault, anche qui dobbiamo correre con un'automobile su un percorso, in realtà un filmato che ci scorre sotto. L'ambientazione è futuristica, molto bella, cioè l'idea è straordinaria. E sul retro della copertina, sul fronte della copertina si vede questa automobile che sfreccia su una strada sospesa fra dei palazzi cyberpunk futuristici, inseguita da automobili che sparano da raggi laser. Sul retro, invece, c'è uno strano personaggio con camicia rossa e giacca blu. Perché la cosa carina di Mega Race è che noi... adesso lo vediamo subito. G, Mega Race. Come funziona? Praticamente, questo è uno spettacolo per la gente ricca. Quindi la gente ricca si guarda queste gare all'ultimo sangue fra le automobili. Quindi l'idea di base non è per niente male, molto cyberpunk, ripeto. Qui abbiamo una bellissima schermata VGA 16 colori che già ci introduce un po' al gioco. Io ovviamente l'avevo già configurato sul 486, quindi start game. Io i volumi Software Toolworks presenta il gioco della Cryo Interactive con questo bellissimo logo molto anni 90, quindi il gioco è stato sviluppato dalla Cryo Interactive e pubblicato dalla Software Toolworks 1994. Ecco qui, fantastica introduzione che secondo me merita di essere vista. Adesso abbasso il mio volume qui perché è veramente alto. Con dei filmati in 320x200, ma a differenza di Rebel Assault, questi sono full screen, quasi. E non utilizza quel sistema di upscale che va a creare un po' di artefatti. Magari qui alzerò forse un po' la musica perché è veramente bello. Sembra quasi un Syndicate, eh? È molto carino. Mi robo che prendi il telecomando e accende il mega televisore, roba che nel 94 questo sembrava un... VWBT is proud to present the show that squashes reality like a bug. That's right, you better be ready to mega race. Il gioco ha un umorismo molto molto bello, cioè And here's your mega host. Lance Lance Boyle. Boyle, Lance Boyle è fighissimo, eccolo qua. Hey, welcome to Mega Race, the action show where violence only happens once every few seconds. Hi, I'm Lance Boyle, and people often wonder if I'm real. Do you ever wonder what it's like to Vabbè, race a real allora qua ci fa champion capire che like me? siamo in You una, è ever una been one gara of those con un sacco di teen gang drive premi on a freeway? fantastici Those e il kinds of gioco people prende un make one of po' those il runs, right? I mean, where do they get Prendo un off po' l'ambientazione intimidating wall climbing cyberpunk citizens propriamente and del gioco taxpayers? You know what I cyberpunk mean? They do 2020, something else, you perché è absolutely right. molto So esagerata, please, molto somebody pacchiana, do something about molto them criminal high. divertente, perché ci sono delle cose allucinanti. Cioè, questo è il logo della VW Broadcast Television. Welcome to E noi New siamo nella Sen, città di New possibly the Sen, world's most con questa sophisticated roba, city, cioè, where only the lovely siamo nel spend the evening 94, fully cioè adesso stunned fa by the ridere, una spectacular volta era outside il reality. futuro, poi a vedere le I persone think the vere, a news vedere from la voce, VWBT
così tanto parlato digitalizzato, ma queste sono tutte cose che poi dirò nel mio podcast. Andiamo a partire, bravo. Da farò un corso di italiano anche nel frattempo. Noi siamo l'Enforcer. Look at those beauties. Go ahead, help yourself. L'attore che fa Lance Boyle è eccezionale. Però adesso intanto cominciamo con tre automobili. Eccole qui. Direi che di partire con questa, che mi sembra abbastanza aggressiva. Il gioco in realtà è... Si vedono i sottotitoli sono bellissimi. E lui è chiaramente sotto droghe pesantissime. Allora, il gioco in realtà è molto semplice. Abbiamo tre giri e in questi tre giri dobbiamo... Allora... innanzitutto configurare i controlli. Andiamo a configurare i controlli. Keyboard, sinistra, destra, accelera, frena, spazio. Perfetto. Ricominciamo. Questo è il bello delle... Abbiamo tre giri, in alto a destra c'è il punteggio, noi dobbiamo arrivare primi distruggendo tutte le automobili oppure arrivando primi veramente. Ci sono vari power-up, un po' come Wipeout, alcuni ci danno punti, altri ci ricaricano i colpi, altri ci fanno rallentare, quindi non sono dei power-up, sono dei power-down, se così possiamo dire. E come possiamo... Noi! Su! Abbiamo la schermata che come dire, la orca, questo proprio mi sta, dovrei prendere qualcosa per accelerare, che sono le frecce che scorrono in basso, questi sono solo dei punti, e in realtà sì, è proprio come coso, io ho finito anche i proiettili molto bene, quindi devo solo cercare di prenderne degli altri. Sono sempre punteggi come in Rebel Assault, dobbiamo arrivare primi in questa gara con questo fondale, che questa pista che scorre. In realtà non è proprio così tanto interattivo il gioco, però le musiche sono belle anche se sono basse, e non ho tra l'altro modo di controllare il volume. Il gioco è estremamente arcade e si può anche vedere perché la macchina si controlla non benissimo. Purtroppo non siamo arrivati primi, quindi abbiamo perso. I've got an idea! Let's call the next contestant! Lui è fuori di testa. Fuori di testa, riproviamo. Facciamo un'altra partita. Dopo la fine, insomma, il gioco va avanti per varie città, per vari livelli. Noi possiamo salvare la partita in modo da riuscire poi ad andare avanti. Io mi ricordo che ero anche abbastanza bravino all'epoca. Adesso non sono proprio il massimo della vita, ma... Secondo me è sempre colpa dei controlli. Ok, la prima macchina è andata. Rimangono tre. Vediamo se riusciamo a far qualcosa. È molto, effettivamente, molto importante. Questa macchina probabilmente è più veloce. Ok, ne rimangono due. È molto importante conoscere bene la pista e conoscere dove sono i power-up. Perché... fanno veramente la differenza fra vincere la partita oppure fare una pessima fine. Ok, rimane l'ultima. Da qualche parte ci dovrebbe essere anche un indicatore di quanti proiettili ci sono rimasti. Perfetto. End of race. Can you keep up this level of intensity, tough guy? Or have you given your all in one spectacular race? Viewers, if you're watching the repeat, please don't phone in to tell me the answer. I hate it when they ruin the suspense. You just won yourself a prize. E poi ci sono dei premi fantastici, assolutamente fuori di testa anche qua, vero? Myself if I didn't already have a box full. Siamo arrivati primi, quindi ci meritiamo un lussuosissimo e ricchissimo premio, che in questo caso sarà...
A watch. Now if anybody asks you the time, you'll be able to answer. How about that? Vabbè, ok. Poteva andarci meglio. Però questi intermedi sono veramente belli. Cioè, Remember you saw it first on BWBT. Diciamo che il lore che c'è tutto attorno è molto molto bello. A me è... tipo queste piste subacquee. A me piace. Allora, adesso voi magari state guardando e ovviamente... Vabbè, poi cioè, ovviamente non posso farvi vedere tutto quanto perché sennò vi annoiate, però i dialoghi sono fantastici. Proprio... un sacco di cose molto belle. Nel frattempo abbiamo un'altra automobile, così quasi salverei il gioco e proviamo la nuova automobile, vediamo come va. Le musiche cambiano chiaramente. Questo gioco utilizza la Sound Blaster con le musiche sintetizzate, quindi c'è un sacco di parlato e invece la musica non è digitalizzata, probabilmente non ci sarebbe più stata, insomma. Però i fondali sono veramente belli e qualcosa è esploso. Ok, qui c'è un altro avversario. Le automobili ovviamente differiscono per prestazione. Quella che ho preso all'inizio probabilmente è la più scarsa perché non riusciva a raggiungere, diciamo, la macchina che avevo davanti. 486 fa un po' fatica, ma neanche tanto. E comunque deve gestire a un frame rate decente. È tutto un full motion video praticamente, perché a parte il pezzettino sotto che è il cruscotto e basta, c'è un quasi full screen. Questo potrebbe essere l'ultima automobile. E abbiamo fatto l'End of Race. Lance Boyle è tutto preso male da questa roba. Poi queste cose, che i satelliti con i monitor, è veramente... non lo so. Cioè... This is Mega Race. Mi ricordo che quando l'avevo giocato, me l'aveva passato forse un collega di lavoro, perché mi ricordo che con lui facevamo un sacco di battute inerenti proprio al gioco e vabbè. I percorsi sono anche vari, in effetti. Poi è uscito Mega Race 2, Mega Race 3, credo con la grafica completamente 3D. Io non li ho giocati, ho giocato solo all'uno e comunque mi è piaciuto tantissimo, anche se ecco è abbastanza anche semplice come gioco, insomma mi sto ripetendo più volte. No, finiti i colpi. Cioè, bellissima questa spirale. Dai, eccolo qua, con le buone si ottiene tutto. Mi pareva che ci fosse qualcosa di... per ricaricare i proiettili. Questi qua sono i punti. Adesso facciamo una... dopo questa basta, perché veramente... No, proviamo... quelle lì, quelle seghettate, secondo me, danno la carica. Mentre facciamo così, ormai cerchiamo di vincere la gara. Nel frattempo che vi gustate questo bellissimo fondale color viola, tutto in palette di viola. Esatto, quelli erano quelle. Perfetto, però abbiamo vinto. Vediamo se abbiamo vinto un altro premio. No, apparentemente no. Comunque dai, dopo 15 minuti di vedere sta roba pre-rendered con un presentatore alquanto discutibile. Sarebbe da censurare il faccione di questo. Ovviamente salvataggio unico, credo. Forse posso salvarlo in più. Va bene, cos'è questo? Ah, Lovis, figurati, Novi, stavo scherzando. Ok, quindi questo è...
Ah, ecco, mi ha salvato per fortuna. Mega Race. C'è su GOG e anche su Steam, mi sembra. Non so quanto possa costare, però se volete fare un viaggio nel passato, perché questo è proprio... I Ah, sì. really hate to interrupt you, Dopo un po' tough che si guy, but aspetta, there's only ovviamente. about a zillion viewers out there waiting to see you in action. So get in gear, baby. Choose a car. Usciamo perché sennò sto qua. Ah, Your bellissimo anche Porsche qua. can't take the heat, huh? It's because of quitters like him that vicious E speed gang can miss out on mentre a mi prendo le wonderful cicce da rehabilitation un program. presentatore discutibilissimo, io vi do appuntamento al prossimo Tune in next mercoledì. time to Mega Race, where we'll have a real enforcer to admire. I'm Lance Boyle, and you'd be too if you were me. Io sono Ilario e lo sareste anche voi se foste me. Ciao!